un settore dell'ospedale veterinario che si occupa di animali non convenzionali, quindi né cane, né gatto, né bovino, né cavallo, né suino. È un allocco, l'abbiamo curato. Innanzitutto bisogna essere sicuri che sia un animale in difficoltà. E invece questo? Questo è un drago barbuto, detto anche pogona. È un rettile della famiglia dei sauri, quindi come fosse la lucertola come tipologia di animale. È un animale esotico, quindi non è nostrano, è venduto liberamente come animale da compagnia, però è sfortunato perché è stato abbandonato dal suo padrone, nel senso che è stato ritrovato in uno scatolone allo svincolo dell'autostrada Torino-Milano. Lui è arrivato qua con dei grossi problemi legati al freddo che aveva preso. Temevamo di non riuscire a salvarlo perché all'inizio non mangiava, dovevamo nutrirlo col sondino e tutto, però si è ripreso e adesso addirittura gli abbiamo trovato una nuova famiglia, quindi sarà di nuovo un animale di famiglia e non qua in mezzo a tanti altri. Abbiamo anche il problema, un po', ne abbiamo tante, delle tartarughe terrestri. Noi lo chiamiamo testudo perché appunto il nome scientifico è testudo, in quanto la gente non sa, le vede sempre come degli animali domestici e non sa che in realtà la testudo, soprattutto l'Hermanni, è tipica dei nostri territori. A maggior ragione adesso che con i cambi climatici anche alle nostre latitudini c'è una temperatura abbastanza elevata tutto l'anno. Ci sono anche, non solo più nella fascia costiera mediterranea, ci sono anche in zone interne come in Piemonte. E quindi ci sono, si riproducono, per cui capita per esempio di andare in un bosco o in un prato e trovare una testudo così. In realtà è nata, e anzi di queste dimensioni ha già un paio d'anni, è andata in giro e sta facendo assolutamente la sua vita. Fra l'altro questi animali sono degli animali molto protetti dalla legislazione e quindi se uno non ha i documenti necessari per detenerli ci sono anche delle pene notevoli per detenzione illecita di animale. Sia perché è un animale selvatico e come ben sapete gli animali selvatici sono un bene indisponibile dello Stato. Questo vuol dire che sono di tutti ma nessuno lo può tenere. E quindi come non si può tenere in casa un riccio, un merlo, qualsiasi animale selvatico, non si può tenere la testudo. Invece la gente le raccoglie e ce le porta. È chiaro che se uno trova una tartaruga in centro città o fra le case può essere scappata qualcuno, ma quando la si trova in aperta campagna assolutamente non dovrebbe essere prelevata. No, siamo in 6 veterinari, 2 tecnici faunistici e poi abbiamo degli studenti che sono dei nostri percorsi di studi, quindi o laurea in medicina veterinaria oppure la laurea triennale in gestione e produzione della fauna. E loro ci aiutano tantissimo e hanno scelto di approfondire questi argomenti perché, come vi dicevo, non sono un normale percorso di studi e quindi anche la loro tesi, il loro elaborato finale sarà su questi argomenti. E devo dire che chi lavora qua deve avere proprio una grande passione perché si entra la mattina presto e non si sa che ora si finisce la sera. Qui invece ci troviamo all'Oasi del Cance, è una parte di recinti esterni, abbiamo delle voliere, e una casetta per i caprioli
qui gli animali vivono la seconda fase del processo di riabilitazione, in cui non hanno più bisogno di cure frequenti veterinarie o trattamenti medici, ma hanno più che altro bisogno di riabituarsi alla vita esterna e di rifare la loro muscolatura, tutto quanto. Vi prego, adesso vi faccio vedere. Allora, questa è una puliana, è un rapace diurno, e è arrivata da noi perché è stata ritrovata dai vigili del fuoco e è stata ritrovata impigliata nel filo spinato. Quindi, come potete vedere, ha quest'ala tutta blu perché è un residuo di un disinfettante, perché nei giorni scorsi l'abbiamo medicata, abbiamo avuto bisogno anche di mettere dei punti di sutura per richiudere alcune ferite. Ad oggi queste ferite sono chiuse, però ancora persiste un danneggiamento del piumaggio abbastanza importante e abbiamo bisogno di farle fare un pochino di ginnastica perché è rimasta ferma un po' di giorni per curare l'ala e adesso piano piano dobbiamo farle riprendere, sia per aspettare che ricresca il piumaggio e farle riprendere un po' di muscolatura. Facciamo prima un pochino di movimenti per far riprendere l'estensione di questo legamento dell'ala e poi dopo piano piano potrà riprendere a fare le sue prove normali di volo.